Si è tenuta presso la sede della provincia di Taranto una conferenza stampa organizzata da associazioni e cittadini uniti per l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Durante l'incontro si è fatto un punto di situazione sulla auspicata riattivazione dei voli commerciali, in primis voli passeggeri di linea, e dettagli sugli aspetti soprattutto giuridici dell'annosa vicenda. Tra i vari interventi quello dell'avvocato Nicola Russo dell'associazione Taranto Futura, il quale ha fornito importanti particolari sull'esposto presentato al garante della concorrenza, mentre il dottor Gianni Lacava, sociologo esperto di infrastrutture, ha evidenziato le incongruenze che provano come le scelte, in generale il comportamento tenuto finora dall'amministrazione regionale, siano stati contrari a tutto quello che è necessario per una vera e rapida attivazione dei voli commerciali. Come ben si sa, il Comitato Taranto Futura ha presentato un esposto al garante della concorrenza, perché sulla base delle disposizioni comunitarie, secondo noi, si è violata, in particolar modo la Regione Puglia e l'ADP hanno violato quelle che sono le norme comunitarie, perché non si può favorire l'aeroporto di Bari e l'aeroporto di Brindisi e penalizzare l'aeroporto di Taranto. Nel maggio del 2014, l'ENAC ha inviato all'Agenzia per la sicurezza degli aerei i nominativi dei 43 aeroporti per i quali si applicano le disposizioni comunitarie. Tra questi aeroporti, al punto 32 configura l'aeroporto di Taranto. Il regolamento 139 del 2014 stabilisce che l'aeroporto deve essere aperto ai voli passeggeri, oltre alla questione dei voli cargo, e pertanto riteniamo che sia stata violata da parte della Regione Puglia e dalla ADP questa disposizione importante. Cioè, in base alle disposizioni dell'Unione Europea, l'aeroporto di Taranto deve essere aperto. A tutt'oggi invece assistiamo alla chiusura dell'aeroporto di Taranto Grottaglie per i voli passeggeri, e quindi questo comporta una violazione precisa delle disposizioni europee, con tutto il danno per il territorio ionico.